E what a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Sea of Solitude. Finalmente, ragazzi, dopo praticamente 2 mesi che ho portato il primo episodio, perché appunto il primo video l'ho pubblicato l'11 luglio, ho dato la precedenza comunque ad altre serie, però è comunque arrivato il momento di continuare questo gioco perché effettivamente è mia intensissima intenzione continuare questa serie perché comunque il trailer, ragazzi, di questo gioco mi aveva colpita moltissimo e tra l'altro affronta comunque secondo me un argomento che sicuramente mi ha toccata in un certo periodo della mia vita e quindi mi piacerebbe scoprire insomma come procedono le cose e come andranno poi a finire le cose in questo gioco. Facciamo un piccolissimo riassunto: la nostra protagonista, quindi il personaggio che impersoniamo, è Kai, che sicuramente ragazzi sta affrontando un viaggio all'interno di sé, diciamo così, ritrovandosi appunto in un mare di solitudine, così come si chiama il gioco stesso, e dovendo affrontare i propri mostri. Diciamo che basicamente la trama è questa qua. Nel primo episodio l'incontro con il primo mostro mi aveva abbastanza colpita perché l'obiettivo di questo nemico, chiamiamolo così, era proprio quello comunque di sempre buttarla giù, di atterrarla, di dirle sempre che non è capace di fare niente, che non fa mai niente, insomma, è stata abbastanza intensa come cosa. Quindi, ripeto, sono molto curiosa di vedere come continua. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo secondo episodio. Non perdiamo più tempo e andiamo a continuare. Ed eccoci qua. L'ultima volta, avevamo appunto sconfitto questo primo mostro che abbiamo incontrato e ci siamo ritrovati qua. Avevamo ritrovato la nostra barca, mezzo grazie al quale riusciamo a spostare. Ok, infatti stiamo iniziando il capitolo 2 che si intitola Mixed Emotions. Sì, L2 per sparare. Ok, il segnale luminoso che molto probabilmente ci indica comunque la strada, suppongo. Per cui il nostro mezzo ci permette fortunatamente di spostarci in questo mondo ricoperto di acqua, anche perché ci sono nemici, ragazzi, che si nascondono in questi abissi. La volta scorsa, infatti, ne avevamo incontrato uno che si aggirava all'interno dell'acqua e che era prontissimo, insomma, a farci fuori, ecco, detto così proprio in due parole. Fatto sta allora che qua in barca mi sa che non posso continuare, però magari posso continuare attraverso il resto dello scenario, ragazzi. Devo soltanto trovare un modo per salire. Ok, ragazzi, non so se ho trovato effettivamente una strada perché sono stata un pochettino di tempo girando per vedere dove diavolo dovessi andare, per cui vediamo se sono sulla strada giusta. Il punto è che lì c'è il nostro amico, ragazzi, pronto ad aggredirci non appena ovviamente ci buttiamo in acqua, per cui devono essere passaggi tipo super repentini. Non so se farò in tempo. Perché, ragazzi, per poi ovviamente girare in questi posti abbiamo bisogno assolutamente della nostra barca, che è l'unico modo per andare ovviamente in giro senza che questa bestia immonda ci divori. Per cui vediamo se faccio in tempo. Fai in tempo, Kai, ti prego. Ok, per fortuna, ragazzi, ci siamo salvati per un pelo di culo. Ok. Comunque, magari questi lampioni mi indicano che sono sulla giusta strada. Non lo so. Fatto sta che. Oddio, no. Pure dal cielo, no. Oddio. Comunque, sì, sono sulla giusta strada. That monster. It seems familiar. Ok. Maybe it will help me get out of here. Dici? Wherever here is. Effettivamente, Kai, non lo sa nessuno di noi. Allora,
Qui da qualche parte c'è un punto in cui c'è un cancello, ragazzi, esatto, è lì, vedete? Che sbarra la strada alla nostra barca, purtroppo. Per cui stiamo attenti, cerchiamo di non cadere in acqua, per carità. Però mi chiedo come farò ad aprirlo senza che il mostro ci divori in un sol boccone. Non lo so, bella domanda. I need to get my boat through the gate somehow. Esatto, sì. Il nostro obiettivo è quello là. Dobbiamo assolutamente aprire la strada alla nostra barca. Però, ragazzi, però. Ah, ok. È stato semplicissimo. Potevamo farlo direttamente così. Perfetto, mi stavo già chiedendo come avrei dovuto fare. Per calarmi in acqua e scappare prima che arrivasse il mostro. Benissimo, va bene, perfetto. A noi va benissimo così. Non ci facciamo altre domande, questo è poco ma sicuro. Abbiamo aperto la strada alla nostra barca, per cui non ci facciamo più domande, ok? E andiamo. Wii, come bello navigare quando c'è il sole. È troppo bello navigare quando c'è il sole. Ecco qua ragazzi, la strada è stata aperta grazie al cielo. Oh merda! I hate those things. They make me feel sick. Ok, ero un attimo tra l'altro concentrata perché... Cioè distratta, anzi non concentrata perché stavo starnutendo giusto in quel momento. Hello. Oh! And what are you? You remind me of the girl. Perché Mosè? Oh, Che do you cos'è? know her? She's like you, bright and glowing. Can you Oh. lead me to her, please? Ma certo, ma certo. Oh! Oh, ah, ecco perché Mosè. Ecco perché Mosè, perché ha diviso le acque. Do you remember this place? It was our favorite cafe. It's been years. Do you think they'll give me free cake like the first time you came here? Well, technically the first time you were here was 9 months before you were born. Oh, sometimes I forget you're only 12. Come on, let's walk a bit more before we head home. Mama? What is it? Is everything all right again with you and Papa? Yeah, of course. We're good. But it was never really not good. And, well, you know, your little brother will be here soon, and then everything will be even better. I can't wait to be a big sister. What will we call him? How about Sunny? I love it. Okay. Sister? Chloe, did you make me hear that? Ok, ci sono ricordi che riaffiorano. Comunque lei da bambina aveva percepito che qualcosa fra il padre e la madre non andava, quindi probabilmente questo c'entra qualcosa con tutto il resto. Poi già a 12 anni, comunque la mamma e il padre hanno ben pensato di dare alla luce un altro bambino. Non lo so, ragazzi, ci sono tanti fattori che magari possono scatenare. Poi anche magari più avanti con gli anni degli stati di depressione, di ansia, di angoscia e tutto il resto appresso. Intanto comunque seguiamo il nostro amico Sbrillucci. Ui, 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 ui. Amico, ok. Hey! Wait for me! Oh, come dovrei fare senza la mia barca? I'm searching for a girl in a yellow coat. Have you seen her? Oh, I know her. I know her very well. Step into the water, Sì, and I'll take you certo. to her. Certo, oddio, fa paura, ragazzi, perché c'è tipo due voci, una sopra l'altra. Oddio, spaventoso. Sicuro! Perché mai dovrei crederti quando il tuo solo intento
è quello di mangiarmi viva. Aiuto. Oddio, 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 ragazzi, non può andare bene sta cosa. Tu sia maledetto, perché me la... Ah, no, 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 no. Oddio, oddio, oddio. Che gran follia che ho fatto. Mi sono salvata per un pelo di sedere. Di nuovo. E tu, caro sbrilluccico, non sei più amico mio. Ah, perché mi ha lasciato da sola nell'acqua. Aiuto, aiuto. Ok. Ok, ok. Oddio. Senza la mia barca che avevo fatto tanto. Oddio, merda. Oddio, merda. No, no, no. Avevo fatto tanto per portarmela appresso e tu me l'hai fatta lasciare là. Che cavolo. Ok. Come faccio? Come faccio? Da qui a lì senza che mi mangi. Devo aspettare che vada via. Ok. Anche perché è velocissimo, ragazzi. Oddio. Prego, Kai, muoviti per l'amore. Muoviti. Oddio. Madonna, che ansia che mette. Che ansia. Ok. Sbrilluccico, tu non sei più amico mio. Mi dispiace, la nostra amicizia è finita qua. È finita un attimo fa, quando hai deciso di lasciarmi in balia di questo mostro orripilante. Aiuto. C'è un modo per nuotare più veloce? Oh, ok, ok, ci siamo salvati. Sì, fino ad adesso. Come dovrei fare? Ok, dobbiamo cercare, ragazzi, di stare fuori dall'acqua il più possibile. Oh! Piano, magari tira una capocciata, ci rimani secco. Oddio. Non so se è più lontano lì o la piattaforma blu, non lo so. Fatto sta che il mostro deve allontanarsi. Oddio. Ah! Aiuto, aiuto. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Ah, sali! Sali, Kai. Che cazzo fai? Oddio. Oh. Non si può vivere tutto questo. Bene, io spero che se mi infilo là dentro il mostro non ce la fa ad acchiapparmi. Me lo mi auguro. Me lo mi auguro che non possa arrivare fino a qua. Ok. Siccome non si può mai sapere. Ecco. Benissimo. Poi con quegli occhi rossi, ragazzi, cioè la figura tutta nera con gli occhi rossi, cioè non potevano farla meglio, guardate. Oh no, che devi fare? Oh, ma vattene a cagate, sta di. Tira un altro paio di capocciate e così magari ci salutiamo per sempre. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ok. I made it. Why did Glow lead me here? Non lo so, this è una stazione. This must be where the flying monster is hiding. Maybe it will talk to me. Or kill me horribly and eat me. Speriamo di no, Kai. Speriamo di no, guarda. Oddio, che cosa. Oh, merda, eccolo lì. Eccolo là. Gesù, è enorme. Perché? Ok, perfetto. Inizia il capitolo 3. Il suono del silenzio. Bella sta cosa. Ok, allora, vederlo lì. Vederlo lì che mi fissa dall'alto, cioè, non è che mi incoraggia. Poi tanto. Salve, signor mostro. Io spero che lei sia un pochettino più comprensivo. Comprensivo rispetto ai suoi amici. Oddio, ragazzi, ma perché escono le pari dall'acqua? Oh mio Dio. Ok, stanno uscendo tanti elementi in questo gioco, ragazzi, che fanno davvero stracagare addosso. Oddio, che c'è lì? Che sono quelle presenze? Oddio, no. Oddio, 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 oddio. Perché è pieno di presenze nere? Hello? Who's there? Oh, look who's here. Chi è? Chi è? Aiuto! No. Non mi fate scherzi. Oddio. È quello che mi ride in faccia. È quello che mi ride in faccia. È quello. Oh, so embarrassing. Lo vedi anche tu quel pennudo, eh?
Amico, amica, chiunque tu sia, purtroppo sì, lo vedo. Non vedo solo quello. Che cosa mi dovete fare? Oh! Ma ti sei guardata allo specchio? Te manco ce l'hai una faccia! Oddio, ragazzi, che ansia. Oddio, non ce la posso fare. Chi? Oddio, non ce la posso fare. Mi sta venendo paura. You're trapped again. Let me help. Ti aiuto io, caro sbrilluccico. Eccola là. Ti prego, fammi luce in mezzo a questa oscurità. Wow. Magia. Grazie. Opla. I'm so happy you're walking into school, Kay. I've been feeling a bit, I don't know, weird lately. In che senso, strano? That's great, Sunny. Hey, are you even listening to me? Quanto pare no. Huh? Sorry, was texting my boyfriend. Oh, he's calling me. I've gotta go. Have fun with your friends, yeah? No, wait. Okay, bye. I remember this place. This is Sunny's school. Non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio perché a quanto pare il fratellino provava un qualche disagio e lei non se n'è nemmeno accorta. Oddio. Oh my god, you sound like a girl. Do I? I'm just kidding. Oh, come on. Can't you take a joke? No, I mean, yes, I can. Oddio. Non va bene. Fammi passare. Che vuole questo? Che gli devo fare io a questo mo? Che gli devo fare? Aiuto! Oddio, Gesù, che schifo! Oddio, che gli devo fare? Che gli posso fare? Sprilluccico, aiutami tu, che gli devo fare? Oddio. Ma io ho la capacità di combattere. No, effettivamente non è che sembra esserci un tasto per combattere, ma... Aiuto. Cioè, raga, no, seriamente, che cosa volete che gli faccia io a questo? Aren't ugly bandshirts so outdated? My papa gave me this. Your papa is such a weirdo. Ok, what? Ragazzi. I guess. Shout. We're just joking. Sì, certo, solo scherzando. Allora, cioè, io non ho armi contro questi. Oddio! What the fuck? Io non ho armi? Cioè, non posso fare. Posso solo scappare e farmi picchiare. Ma che cazzo? No, veramente, parliamone. Cioè, l'unica cosa che posso fare. Veramente. Cioè, wow. Mamma mia. Hey guys, look. I think I can get this pencil stuck in Sunny's hair. Don't. Ow, that hurts. I want to go. What's wrong with you? We're just teasing. Now hold still. Sorry. Oh, sorry. Queste cose mi toccano, ragazzi. Ok, altro argomento molto sentito, perché a quanto pare il fratellino era vittima di bullismo. No, però seriamente, ragazzi, non ho capito io a questi che gli dovrei fare. Non gli posso fare niente, effettivamente. Cioè, posso solo scappare, veramente. Ah, a quanto pare. Oddio. Lasciatemi stare. Sunny, why are you avoiding us? I'm not. I wanted to... Wow. Is that how you treat your mates? No wonder we are only friends. Sunny. I don't know what this is fair. Via. Bestie malefiche. Ok, quando entrano nella luce, e ci può stare, quando entrano nella luce,
Oh. Vengono feriti, insomma, e poi eliminati. Perfetto. E quindi pure il fratellino era vittima di bullismo. What? You're just fucking lonely. Oh, look at me. I'm Sunny. I do this normally. Hey! Oh no, did I trip you? Sunny's gonna cry. No, no, I'm not. Minchia, che nervoso. I need to go. Che nervoso che sta facendo. Sunny! Help me. I just wanna hang out. No, I need to hide. Tutto questo mi sta facendo salire un nervoso. You know what, Sunny? We catch you, we'll kill you. Just kidding. Vabbè, ma che è? Oh! Oddio, raga, è angosciante. Davvero angosciante tutto questo. Venite, 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 dai, 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 che vi faccio vedere un po' di luce. Comunque avevano ragione a dire che questa cosa magari, diciamo che questo gioco, queste tematiche non possono essere affrontate tranquillamente da tutti, ragazzi, perché è davvero angosciante, cioè diciamocelo proprio. Cioè a me un po' di ansietta e un po' d'angoscia me la sta a far venire, Ci siamo. Sbrilluccico. Maybe they really are joking. Sì. Sbrilluccico. Oddio, ho pieno di occhi qua dentro. Perché? Ah! No, 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 no. Ah! Oddio. Oddio. Aiuto. Oddio, sbrilluccico, aspetta, ti prego. Non mi lasciare qua in mezzo. They are my friends. Sì. Ah! Aia. Aia! Aiuto! Sbrilluccico, aspettami, la concia di tua madre! Sbrilluccico, ma perché non mi aspetta? Porca vacca! E vabbè. Ce la posso fare? Aia! It can't be true. How did I miss this? I knew he wasn't happy at school. I'm trying not to cry anymore. It isn't really that bad, right? I'm so uncool. Maybe I deserve it. Sunny, I had no idea. Why didn't you tell me? Oddio. Sunny. This is all their fault. They made you like this. I won't leave you alone again. I'll help you fight back. Where's my boat? You look a bit chesty. Swim with me, and you can bet it all off. No, leave me alone. I need to reach Sunny. You can't avoid me forever. Wherever you go, I'll be with you. Whatever. Ok, raga, quel mostro praticamente rappresentava il fratellino. Ed è stato davvero toccante, direi, vedere quell'espressione triste sul volto del mostro. È stato
brutto, ragazzi, davvero brutto, cioè in senso, nel senso che è stato davvero pesante tutto quel tratto all'interno della scuola. Wow, se questo gioco ha come obiettivo quello di far vivere certi disagi, direi che ci riesce veramente molto bene, ragazzi. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!